basta, io non voglio più fare video. Era la cosa basta più scontata, sono stanco. Aspetta, potessi dire aspetta scusa, se ho adesso è alto 3 metri. No, perché è alto 3 metri? Cioè, giù. Spaceballer. Riverenze a tutta la valle spaziale. Aspetta però, io veramente ho lo sgabello al minimo adesso. Ma è impossibile, è vero. No, spiegaci Tonno che cosa facciamo oggi. Dovete semplicemente riconoscere il tipo di pasta nel minor tempo possibile. Ci verranno portati dei piatti di pasta sotto una cloche e dovremo riuscire ad attribuire il più velocemente possibile un nome a quel tipo di pasta. Ho un aneddoto carino. Ricordati che abbiamo 30, quanti? 35? No, 30. 30 tipi di pasta da indovinare, no, quindi... Nel senso, ti ricordi anche te, perché ci sei dentro all'aneddoto, che noi abbiamo un tipo di pasta con un nostro amico Federico che salutiamo. Ah, che... certo. A cui abbiamo attribuito noi un nome. Noi l'abbiamo attribuito noi. Ah, si chiama così? No, l'abbiamo constatato e l'abbiamo deriso e poi dopo apprezzato. Ok. Ti ricordi qual è? I radiatori. I radiatori. Io spero ci siano i radiatori. I radiatori. Oggi. Radiatori. Ogni piatto di pasta che indovineremo verrà versato all'interno del proprio tubone. Alla fine della sfida, chi avrà il tubo più. Perché il mio è sporco? Ah sì? Sì. Comunque, chi avrà il tubo più pieno avrà vinto. Sì, ma perché il mio è sporco? Riconosci il tipo di pasta. Abbiamo un ospite d'eccezione oggi per sollevare la nostra cloche e mostrarci la pasta. Un grande applauso per la Cesarinic. Io avrei detto Spoglinic. Sembra più un pizzaiolo. Con grande professione, sì. Nick, mi raccomando, con grande professionalità. Alzi questa cloche e ci faccio indovinare. Sei pronto, Cesare? Guarda che dobbiamo prenotarci, rispondere, è una sfida seria. Sai come mi chiamavano a me? Il ditino più veloce del tu ti chiami Cesare. Fa vedere quanto sei veloce, Cesare. Fate una prova pulsante. Ok, funzionano. Stoppiamolo sempre perché fa venire mal di testa. Sei pronto? Ma non parla, Cesarinic. Ma tu ti sei prenotato a caso? No. Questa era una pasta che faceva sempre mia zia quando ero piccolo. E questi si chiamano i sedanini. Esatto. Bravo, punto. Io quando abitavo da solo mi facevo sempre questa pasta. Grazie. Sei stupido. Beh, però. Cioè, partenza col se te li mangi non vanno qua dentro. Non fai punti. Devi mettere il più possibile, Cesare. Ci sono chiaramente delle paste che saranno più grandi e varranno quindi di più, e delle paste più piccole che varranno meno. Vai, versa, Nico. Questa vale poco. Bravo Cesare. Partenza col botto. Bravissimo. Davvero bravo. Prossima. Vabbè, ma questo Cesare, è bravissimo. Gramigna. Bravo. Bravo. La mangio tutti i giorni con la panna e la salsiccia, con il ragù, con i ragù di salsiccia, con un sacco di cose. Posso dire una cavolata? No. Sì. Vai. Porca! No, Cesare oggi è aggressivo. Sono i tagliolini. Nelson ce l'ha? Linguine. No, sono linguine. Tagliatelle, paglia e fieno. No. Fettuccine. No, che fettuccine? Fettuccine. No, non sono le fettuccine. No, queste non sono le fettuccine. Sono fettuccine. Sì. No, vabbè, ma... Non, come? Non li guardi neanche, si prenoti! Cavatielli. No, però... Cavatini. No. Quando una cosa è fatta in casa... Sono i caserecci. La diamo buona, dai, la diamo buona. Dobbiamo dare buona. Perché? La dobbiamo dare buona. No, io non la darei buona. Non la diamo buona. Non la diamo buona. Non la diamo buona. Caserecce. Bravo, Nelson! Grande! Caserecce. Al femminile. Tortellini o tortelline? Scusami, Chiedete quelle... No, sono mignolate, questa ci rimango malissimo. Vai pure. Aspetta, lasciate un like per Nelson, che assomiglia sempre di più a Car Brave. Pensato a Eugenio Massari. Prego, allora, io prego, questo Nelson, tipo sbagli. Di pasta lo mangio sempre col tonno. Queste sono le conchiglie. Non sono le conchiglie. Non sono le conchiglie. Adesso le mangi sempre, ma non sono le conchiglie. Che cacchio sono? I conchiglioni. No. Voglio un indizio. La lettera iniziale di questa pasta è P di prostata. Pirulli. No, non sono i pirulli. No. Volete un altro indizio? Sì. Si fumano. Porre. No. Cioè sì, anche però no. Ne ho da dire due. No, anch'io sarei indeciso su due. Io dico pipe e io dico pipette. E la risposta giusta è pipe. Cazzo! Arriviamo con così tanta fatica che veramente giocate anche a casa e scrivete qui sotto nei commenti quante ne avete indovinate. Per favore, per non farci sentire così ignoranti, perché io non so i nomi della pasta. Perché stiamo facendo sto video? Non si sa. Inizio a sentire la tensione.
Cesare, non la o Cesare, ascolta, non l'hai guardata, non l'ha guardata, non l'ha guardata. Ma invece sì, ma non l'hai guardata, ma infatti non l'hai guardata. Ammonizione, il tutto passa da ammonizione. Ma perché? Ma perché vi fidate di lui che è un cretino? Questi sono quelli che si fanno col pesto. Trofie. Ma smettila di far così, devi andare su verticale. Stai condizionando la sfida, Nick, devi essere imparziale. Oddio, chi è che si è prenotato bene? Dimmi che non la sai. Strozza preti. No, ma che strozza preti? Garganelli. Sì, sono quelli che si fanno con Garganelli. Speck. E tu? Speck. Nelson. Chitarre. No, non sono le chitarre. No. Mi ricorda una tagliatella ondulata. Banalmente, quindi una taglionda. No. Ti passerei subito un indizio. Volete un indizio? Realtà... Di fianco al re. Le regine. No. Però reginelle. Siamo... Come? No. Come? No. Reginelle. No. Reginette. Le reginette. Versale, queste valgono un botto. Porca vacca. Già finito il tubo con queste. Pronti? Cesare. Questa l'ho vista. Non l'ha guardata. L'ha guardata. E sono i paccheri. Sono i paccheri. Bravo Cesare. I paccheri. Che gran pacchero. Porca. Che pacchia i paccheri. Questo valeva veramente tanto. Vai, apri. Fai sentire. Che deodorante usi? Deodorante ai paccheri. Si è prenotato adesso. Questo è molto. Sesamini. Non sono i sesamini. È avena. Non è avena. Risetti. Non sono i risetti. Mi sa che dobbiamo indizio, andare. Indizio. Vai. Admo. Associazione donatori. Oh. Le midolline. Sono le midolline. Sono le midolline. Davvero? Incredibile, come ha fatto? Ma com'è possibile? Non fermi, bro! Non credevo. Per fortuna non valgono assolutamente niente perché si infrattano però, giù, però cavolo. Valgono l'onore. L'onore, davvero. Ammonito, è provocazione verso Nicola. Ammoniti. Falsa partenza. Ha provocato Nicola. Ma posso provare a dirla? Magari la indovino. Vai. Se la indovini andiamo a casa. Aspetta. Mi baso. Dico una cosa prima. Se la indovina ha vinto la sfida. Ok. Dai, ci sta. Mi baso sul suono che hanno fatto perché ho sentito mentre versava nella ciotolina. Ok. E mi ha ricordato mia nonna che me li faceva sempre col pomodoro. Quindi? Le rotelle. No, dai. No. Ok, non sono rotelle. Allora alza e tocca già a Cesare. No. No, dai, non è vero. Aveva ragione Nelson, sono le rotelle. Oh, che cacchio dite? Sono le ruote, dette anche rotelle. No, ho quinto la vita, ma non è possibile una sfiga del genere. Scusa, ma esiste. No, c'è un rumore che ho sentito. Ma io l'ho detto a caso, non mi sono neanche basato su detto. Faccio la gag. Vedete i like e arriviamo al video. Ragazzi, ho il cuore a mille. È un po' come quando ho indovinato 10 tipi di latte diversi. Un po' quella situazione lì. Quindi adesso l'ha vinto. No. Facciamo un passo indietro. Sì, ci rimettiamo alla sfida. Però le prendo io. Però un momento altissimo. No, vabbè, così pazzesco. Vai Nick, posale. Posalu. Nelson, velocissimo. Tagliolini. Non sono tagliolini. Mi duole dovertelo insegnare, sono le linguine. Sono esattamente le linguine. Preciso. Bam 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 bam. Vieni, midollino. Cosa sta facendo? Deve fare sempre queste gag. Perché fa alzare la croce? Alzale in verticale, così abbiamo la stessa chance. Va fuori tema. Queste sono le mezze maniche. No, non sono le mezze maniche. No. Mi duole ammetterlo, Nelson, ma tu sei un totale ignorante in quanto a pasta. Ah, questi sono i tortiglioni. No, non sono i tortiglioni. Sono indeciso tra altre due cose. Questi sono i sedani. No, i sedani non sono questi. Mi duole ammetterlo, Nelson, ma tu sei un totale, ancora più totale ignorante in quanto a pasta. Cosa? Questi sono i rigatoni. I rigatoni. Esattamente. Al secondo giro, senza la indovina. Nelson deve recuperare. Oh là là, Nelson, velocissimo. Passatelli. Bravo. 3-1. Questi non so se si possono mangiare. Poi ricordatevi che se li mangiate poi avete meno punteggio. Esatto. Ma dammeli, sono i miei questi.
Eccolo. Ma non li hai non neanche guardati. Non li hai neanche guardati. Non l'ha visto. Non l'ha visto. Potrebbe esserci la momento. Il processo giusto dovrebbe essere che entra. Ma tu il processo giusto te lo stai inventando. Te lo stai inventando adesso. Io queste le ho viste e ho capito che sono le cannucce. Non sono le cannucce. Questo. Munizioni non lo sono. Però funzionano da cannuccia. Questi sono i tubi per fare i prelievi. No, non sono i lacci emostatici. Canula. Ma tocca a me. Questi sono i bucatoni. No. Allora, avendole assaggiate, catetere. No. Potrebbe servire l'indizio, vediamo l'indizio. Siamo molto lontani. Siete molto allora, lontanissimi. Lontanissimi, anni luce. Sì. Indiziamo. State zitti. Chiacchiere. No. Temo serve un altro indizio. A me proprio non sta balenando in mente nulla. Una lettera anche solo. Forse una lettera di troppo. Ce l'ho! Cazzo, ce l'ho! Vedi? Sbaglialo. Spropositate. Bene. Ziti! Bravo Nelson! Sì. Bravo Nelson! Gli ziti! Gli ziti! Ma che cacchio sono gli ziti? Gli ziti questi! Io questi li mangiavo. Sì. Anch'io. Cosa ti ricordano? Delle viti, quindi sono delle vitine, dillo. No, stai zitto. Ce l'ha. Sta vedendo lo scaffale. È al supermercato. No. Palazzo mentale. Torciglione. Torciglioni. Sì. No, non sono i torciglioni. Rucolette. No, però sarebbe anche questo bello da creare. Partiamo subito con l'indizio. Vai. Per... Nella musica, Adriano. Questo è l'indizio. Ah. È l'indizio. Le celentine. No. Celentani. Come l'hai detto? Scusa? Celentani. No. Però è vicino. Vai Cesi. Celentanie. No. Celentanni. Cosa? Con due N. No. Celentani. Sono i celentani. Celentanni. Scusa, vorrei un piatto di celentanni. Grazie. Ma no, che cacchio. No, sono N di cose. No. Celentani. No, avete capito. Mi sono solo incartato. Grazie. Sono miei. Vale. Punto a Cesare. Ops. Questo te lo puoi prendere tu. Sbregiz. A quanti numeri siamo? Siamo al 17. Ma vaffanculo. Posso aprire? Sap. Che entra il Nick. Vai Nick. Ma mi ha tirato giù. Eccoli. Nelson. Li ha guardati. Li ha già indovinati. E ce li ha. Bucatini. Bravo Nelson. Così sulla pasta lunga. Oddio, no, c'è stato il Cesi. Io ho visto il Cesi. Però tu non puoi suonare quello mentre noi alziamo. Come no? Soprattutto non puoi suonare la cloche quando sotto ci sono le orecchiette. Bravi, Cesi. Bravo. Con nonchalance. No, è arrivato Nelson. Ma perché? Allora, io sono un attimo in realtà turbato. Perché o sono tortellini brutti oppure sono cappelletti. Non mi ricordo i cappelletti se sono chiusi così. Io dico cappelletti. E infatti la risposta è cappelletti. Sì. Cappelletti. Bolognese d'occhio. Mi sembra un capezzolo. Un po'. No, Nelson. Sembrano dei papillon. Fammi vedere. E come si chiamano anche il papillon? Farfalla. Quindi sono le farfalline. Sono esattamente le farfalline. Oh! Ragionamento logico. Sta rimontando, ci Nelson. Sono arrivato. È in gran forma. Vai Nick con la tua forza. Cesare. Nettamente Cesare. Devi rispondere subito. Pizzoccheri. Ce l'ha facile, pizzoccheri. Oddio. Bravissimo. Si mangiano sempre a casa sua. Io l'ho mangiata solo a casa sua i pizzoccheri. Nelson. Bravo Nelson. Coraggioso. Ma che cos'è? Questa strana. Questi no. Sono, ragazzi, sono dei noodles. No, non sono noodles. Spaghetti caserecci. Così, generici. Spaghetti alla chitarra. No. Indizio, grazie. Preferite un indizio geografico o un indizio concettuale? Concettuale, geografico, cultura, non ci siamo. Quando parli con un bambino o con un cane, hai la vocina, lo coccoli e gli dici... No, ok, gli dici mi ha confuso. Cosa avresti detto, Nelson, in base a questi indizi? Avrei detto carezze. No, non sono carezze. È un gran bel nome, sì. No, aspetta, finiamo l'indizio. No, prova a chiamare il tuo cane, che magari ti viene. Ciubi. Pastorello. I tesorini. No. Amorini. Non sono i tesorini. Cucciolotti. No. Secondo me dovete continuare a provare a chiamare un animale. Angioletti. La vocina. Ma ciao. Tu vedi un gatto per strada, incomincia a fare la vocina. Dai, inizio geografico a questo punto. Inizio geografico. Ma cosa ci serve? Esatto. Va bene. Dai, è molto famosa in Toscana, a Siena. I pici. Sono i pici. Porca vacca. Cacio e pepe. Avevamo mangiato insieme i pici. Mega buoni. Guarda che strato ho fatto. Sono sopra di te. Sì. Sono più alto. Ho fatto un bellissimo strato nidificatorio. Cesare. Ma lui si prova. Mafalde. Bravissimo. Come ha fatto? Impressionante, signori. Tu l'avresti saputo, Nelson? No, lo sapevi, Nelson, tu. Ma figurati. Vada, Nick. L'alzi.
Nelson. E riso come una lince. Il classifica è riso. Sesamini. Non no, sono i sesamini. Che bella. Questa è la vena. Non è la vena. Non è la Cristina. Semini. No, non sono i semini. Chicchi. Non sono i chicchi. Risetti. No, i risetti di nuovo. Le chicchette. Non no, sono le chicchette. Punte di lancia. No, no, però. Però, però. Renette. No. Puntine. Bravissimo. Bravo, bravo. Puntine. Ma dai, puntine, non valgono niente. Indovinato completamente random. Tanto, non valgono niente. Sono andate tutte giù. Nelson. Queste hanno il nome di un fossile. Io queste le mangiavo, non so se anche voi, alle elementari, sì, col pomodoro. Sì, è vero. Io a mia mamma dicevo: mamma, compra i... A parte che sono palesemente dei vermi della frutta. Conchiglie. Non sono le conchiglie. Sono le conchiglie. Sono le larve. Le larve, no, sono le larve. No, sono le larve. Un indizio, per favore. In Sardegna. I sardanelli. Beh, no, la fantasia come sempre non si fa. Però esiste sardanello. Il sardanello. Wait, voglio vedere cos'è il sardanello? Sardanelli. Però non me lo cavo dalla testa fino a domani. Sardanelli. Io mi ricordo. Sardegna. Sono le Sardegne. No. Così ah, un altro indizio, per favore. Altro indizio. Una lettera. Ah, no. Questi sono i casoncelli. Ma non so. Non è pasta ripiena. Casoncelli. Oh, andiamo a vedere cosa sono i casoncelli. Sono questi. Vi do le prime due lettere. Non so. Sì, andiamo di prime due lettere. Vai, ok. G di grasso. N di Norimberga. Gnocchi sardi. No, 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 però ci sei. I gnocchetti. No. Gnocchetti sardi. Gnocchetti sardi. Ma cavolo. 3, 2, 1, go. No. Non ha, stavolta potrebbe esserci una munizione. No, non è vero. Ah, no, non è vero. Ma dà fastidio. Aspetta, che capire se li sai o no. Chiediamo il VAR. Prenotarti. Ma sono le conchiglie. Cosa ci prenotiamo a fare? Le conchiglie. Consultiamo il VAR. Aia, signori, c'è la munizione. C'è la munizione. Conchiglie. Conchiglie. No, dai, no, 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 dai, non è vero, ma stavolta le ho viste. No, dai, seriamente, stavolta le ho viste. Abbiamo controllato il VAR. Ma che il VAR di che? Mi sono rotto le palle. Dai, Nick, per favore. Cesare. Sono i maccheroncini. No, sono i maccheroncini. Ah, anellini. Non sono gli anellini. Gli anellini. I rigoletti. Non sono i rigoletti, quelli sono dei biscotti, credo. No. Indizio, per favore, per favore. Allora, potete scegliere indizio erotico. Erotico, subito. Ok, indizio erotico. Indizio erotico. L'hanno chiesto, non ha neanche sentito l'altro. Ce l'ho, i ditalini. No. No. Ditali. I ditali. Boom! È bastato dire indizio erotico. Incredibile. È bastato quello e si attivano le menti. Incredibile. Vai, Piccio. Allora, e ragazzi, qua Nick ha da dire una cosa. Vai, questa me la faceva la mia mamma. Quindi è un punto importante per Nick. Si chiameranno Nicolini. Porca vacca. Ma scusa. È stato Cesare. Ma scusa, sono le tartarughine. Eh no, c'è un elefante qui. No. Vogliamo il nome specifico. Qua dobbiamo essere animalotti. Precisi. No. Lo zoo. È punto a Cesare. Punto a Cesare, è la pasta zoo. Davvero? Sì, è la pasta zoo questa. È la pasta zoo. Bravissimo. Penso, te l'ha guadagnata. È giusto, guadagnato. Penultimo? Sì. Porca. Bravo Cesare. Porca vacca. Non si è fatto distrarre. Aspetta, perché dai, è facilissimo. Le alfabetine. No. Le letterine. No, no. Quelle sono vacca. Di chi vuole essere milionario. Ma perché ormai è storpiato tutti i nomi. Esatto. È passato automaticamente questa. L'alfabeto. Bravo. È l'alfabeto. Sono forte a casa così. Mi sa che Cesare si sta avvicinando alla vittoria. Allora, signori, vi ricordiamo che questa è l'ultima manche. È un po' come il buzzer beater, tra l'altro. È raro che arriviamo all'ultima manche, che è decisiva. Non ho capito cosa hai detto. La cosa assurda è che siete a pari merito praticamente anche con i punti. Nick, quando vuoi. Nelson. Qua è stato rapido, Nelson. Allora, gli spaghetti sono un mondo di merda. Perché hai gli spaghetti, spaghettoni, spaghettini e hai pure dei numeri. Dobbiamo dire anche il numero. No, qua non c'è nessun numero. No. Perché di solito sono spaghetti numero 5 perché ti danno lo spessore. Non è come i profumi di Chanel. Allora questi sono spaghettini. No, non sono spaghettini. Porca vacca. No. Questi sono spaghetti. No, troppo facile, banale. Io ordino un piatto di spaghi. Spaghi? No, spaghi. Vai Cesare, Ho sparato a caso. Capelli d'angelo. Non sono i capelli d'angelo. Non sono i capelli d'angelo, però... Capelli di dama. Indizio. Beh, sulla propria testa. I capelli? Sì, ma no. Card brave. Cosa c'è? Non ho capito. Ah, perché adesso c'è i capelli alla Car Brave. Non sono i Car Brave. Serve qualcos'altro. Vai. I cappelli. Ah, qua. È noto. No, c'è Nelson.
Cappellini. Come li chiamate? Come? Cappellini. Aspetta, ci sarebbe spelling. No, però aspetta. No, perché ha lanciato entrambe le versioni. No, dico la prima per correttezza, Cappellini. Con due P e due L. Ok. Avanti, Cesare. Cappellini. Spelling? Una P e due L. Sì. La risposta giusta è Cappellini con una P e due L. E Cesare si può l'inquadratura e vince. E se tu mi chiedi chi è versa, il re della pasta sono io. Oh mio signore, oh sì. Che celebrazione. No. Eh no, è nel tubo di Cesare. Spaghetto allo scadere. Vinto. Infilato all'ultimo. Bravo. Grazie per aver guardato questo video. Noi speriamo sia stato un po' utile e vi abbia fatto venire voglia di sperimentare un po' in cucina. Dovete andare da vostra nonna e bullarvela che sapete tutti i nomi di pasta. Cioè, nonna, fammi un tipo di pasta che non hai mai mangiato in vita tua. E lei dice: guarda, ti prendo questo. E lei dice: ok, vabbè. Oppure andate su Around the Valley a guardarvi tutti i video con i vari retroscena della settimana. Lasciate un mi piace perché arrivati a 80.000 Nicolas vabbè, prenderà questi capellini e, come fosse un gioco di magia con la spada, tutti in bocca, se li ficcherà in gola. Grande Nick, un applauso a Nicolas. Nick, grande pioniere degli spaghetti. Arriverenze, midolline, esseri sbidollini. Tu un po' di pasta?